No, non è possibile, bellissimo. Che cavolo ha fatto? Secondo me ho capito chi l'ha fatto. E l'ha fatto clone. Ascolta un po' una cosa. Tanto lo so che sei qua dentro. L'hai fatto tu, vero? Ma ora ti sistemo io, prima che mi fai uno spavento. Guarda come faccio per farti venire fuori. Uno, due. L'ho fatto io, ti L'hai prego, fatto te, non lo vero? rompere. Ci ho messo un Eh? giorno per Solo farlo. tu puoi fare questa cosa qui. Ti sono sempre a dar fastidio, l'ho fatto per farti un regalo, sono Fatto, veramente così mi contento, andava di farlo. finalmente non mi fai più Per farti un dispetto, ti regalo. sei... Non lo rompere, per favore, ci ho messo un giorno Scusami per un attimo, ma... farlo. Con quale hard disk l'hai fatto sto orologio? Con l'hard disk che era sopra in cima lì, Con quello quello là che era con... sopra qui? In cima qua al banco? E non ti sei chiesto che cosa c'era dentro? Non mi hai nemmeno chiesto... Porca puttana, porca, tutti i progetti buttati via! Maledetto il giorno che t'ho clonato! Maledetto, non t'ammazzo perché sono stanco! Non vada a far male, guarda... Scherzetto? Sigla? Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio nuovo canale italiano, sono Daniele Tartaglia e mi occupo di fai da te e tante altre cose. Oggi vi porterò una nuova serie molto molto interessante, una serie chiamata semplicemente Switch. Che cos'è Switch? Switch da non confondere con Smonto e Recupero, una serie che ha avuto un successo enorme, dove, come dice la parola, smonto, recupero tutti i suoi componenti, vi faccio conoscere i componenti all'interno, ve li faccio vedere anche come funzionano, ma li recupero, li metto via per, attenzione, un'altra nuova serie, che è Recupero e Ricreo. E questa è un'altra puntata dove magari con tutti gli oggetti recuperati da più oggetti ne costruisco uno veramente spettacolare. Invece Switch è una serie dove lo vediamo proprio subito in questa puntata. Quindi ragazzi, niente, andiamo a vedere come da un vecchio hard disk è possibile costruire un orologio spettacolare. Buona visione! Smontare un hard disk è molto semplice, ma purtroppo bisogna avere degli inserti particolari. Inizio subito a smontare le viti frontali, quelle visibili, ma solitamente ce n'è sempre una a rompere le balle, nascosta sotto l'adesivo, e una volta trovata va rimossa. Adesso possiamo scoperchiare per procedere alla rimozione degli elementi interni. Rimuovo la ghiera che blocca il disco utilizzando sempre lo stesso bit e poi procedo a smontare anche il magnete permanente e tutti gli altri elementi che compongono internamente il nostro hard disk. Questo è il braccio portatestine, ma ci servirà dopo. Infine, il motore brushless, utile per un altro progetto. Il case interno adesso è svuotato completamente. Ora prendiamo il disco e ricaviamo il diametro esterno e quello del foro. Questo è il modulo di un orologio a lancette. Quelle originali verranno successivamente modificate. Alimentato con una pila stilo e lo userò momentaneamente come dima per ricavare la sagoma dove andrà posizionato. Una volta segnato l'area con un pennarello, procedo con una punta per metalli a realizzare quella forma che ospiterà il modulo dell'orologio. Ehi, ma questo è il mio aspiratore fai da te fatto con una bottiglia di plastica. Lo volete vero su questo canale in italiano? Fatemelo sapere. Per facilitarmi con il taglio, realizzo quattro fori del lotto, perché poi userò un seghetto alternativo per il taglio. Adesso con una lima per metalli vado ad affinare il taglio grezzo e anche per aggiustare meglio le misure. Perfetto, entra al decimo, più o meno. Adesso con Corel Draw, un software di grafica bidimensionale vettoriale con Antani prematurato, a destra naturalmente, vado a disegnare un modello di orologio dove i numeri saranno rappresentati da piccoli fori. In pratica questa deve essere una dima che poi applicherò sul disco che mi aiuterà con assoluta precisione a capire dove fare questi fori.
Una volta disegnati i numeri, li posizionerò al loro posto e poi procedo anche a realizzare quelli sul perimetro interno, che non rappresentano certi secondi, ma solo come fattore estetico. La dima è finita e ora posso stampare su un comune foglio A4. Eccola qua naturalmente in scala, ma ora in che modo la applico al disco? Beh, che domande, con del biadesivo per moquette, dal momento che il foglio non è adesivo. Se vi state chiedendo perché sto mettendo dello scotch trasparente, è per proteggere la dima durante la fase di perforazione, in modo che la punta non strappi il foglio di carta. Adesso devo essere molto preciso perché non posso permettermi di sbagliare neanche di un millimetro e qua, ragazzi, dovete avere un po' d'occhio. Attaccata bene, adesso rimuovo la parte in eccesso perché potrebbe dare fastidio durante il taglio. Prendo questa vite perché la trasformerò in un bulino e userò un trapanavitatore per affinargli la punta. La userò per tracciare dei punzoni guida, in modo da permettere alla punta di essere perfettamente centrata sul punto esatto da bucare. Per fortuna il materiale di questo disco è molto morbido e questa punta è perfetta. Eh sì, ci vuole un po' di pazienza, ma va fatta questa operazione, altrimenti i fori verranno tutti sfalsati. Completata la bulinatura con una punta da 2 mm per metalli, vado ad effettuare tutti i fori. Non penserete mica che lascio i fori in quelle condizioni? Prendo questo svasatore e vado a rettificare tutti i fori. Finito! E ora finalmente posso rimuovere la dima perché non ci servirà più. È venuto molto bene, per completare l'opera però con del solvente, rimuovere residui di collante e questo è il nostro disco completato. Ora mi occuperò dell'effetto luminoso e prenderò questa striscia programmabile a LED RGB. In casa avevo quella con la protezione al silicone, ma basta semplicemente rimuoverla. Da questa striscetta ricavo 4 spezzettoni che includono 3 LED per pezzo. Li ho dovuti tagliare perché è l'unico modo per disporli a quadrato e li vorrei mettere in questo modo. Adesso rimuovo la pellicola perché li andrò ad attaccare mettendoli però nel verso giusto. Vedete le frecce? Questi LED sono programmabili quindi non si possono collegare in parallelo, ma in serie e bisogna collegarli rispettando il verso della freccia. Naturalmente dovete lasciare aperto il collegamento per i cavi che andranno ad Arduino e la parte finale deve rimanere aperta. Prendo un resistore da 4.7K già collegato ad un cavetto perché lo collegherò nel D-in della striscia LED, il cavo rosso sul positivo e il cavo nero sul negativo, e farò passare tutti i cavetti dall'altro lato attraverso un foro già fatto precedentemente. Questo è un Arduino nano compatibile, oramai lo conoscete perché ho fatto già tanti video, è una schedina che controllerà le strisce LED e scriverò un codice semplice che si occuperà di creare un effetto di solvenza. Guardate però che brutto l'effetto quando metto il disco con i fori, semplicemente perché manca un diffusore. Ma come lo ricaverò? Semplicemente con un piatto di plastica. Guardate, sembra fatta apposta, ma ecco cosa intendo per uniformità della luce. Guardate che effetto spettacolare. Sono veramente soddisfatto dell'effetto, era proprio quello che avevo in mente. Con questo sistema artigianale, i fori sembrano come se fossero realmente dei singoli LED, ma senza accecarti. Promosso in pieno, ora bisogna solo tagliare la misura del disco e con un taglierino sarà un gioco da ragazzi. Ok, ma prima di incollarlo al disco rimuoverò la parte che va a toccare il modulo dell'orologio. L'importante è che la plastica vada a coprire solo la parte dove sono presenti i fori, il resto si può anche rimuovere.
Naturalmente, per incollare il piatto sul disco, dobbiamo usare della colla istantanea trasparente, perché altri sistemi potrebbero rendere meno l'effetto. Incollo e poi metto del peso per avere un incollaggio perfetto. Vediamo l'effetto finale prima di passare al montaggio del modulo orologio. Adesso possiamo montare il modulo e lo fisserò con della colla a caldo, oppure anche della colla bicomponente, non fa differenza, tanto da lì non si muoverà più. Poi dovrò fissare anche Arduino Nano e utilizzerò questo portafascetta adesiva. Il collegamento è semplice, portiamo il cavo del DIN al pin digitale D6 di Arduino e poi porto un cavetto rosso al pin VIN, ma prima di finire passiamo al braccio portatestine perché le farò diventare due lancette. Quello originale mi servirà comunque, ma prima devo dividere in due il braccio e userò un seghetto per metalli. Ora è il momento di unire le due parti, ma prenderò solo il tondo della lancetta originale, perché mi servirà per incastrarla sul modulo. È entrata perfettamente, sono stato molto fortunato, perché non ho dovuto modificare nulla, ma soltanto incollare le due parti. Faccio anche una verifica per vedere se si incastra bene. Ottimo, adesso facciamo anche l'altra, ma per contraddistinguerla da ore e minuti, una naturalmente dovrà essere più corta. Qua però dobbiamo fare un nuovo foro, sagomare la lancetta nella parte posteriore e attaccare la base all'altra lancetta. Utilizzerò una punta come guida e poi incollo il tondino di plastica con colla istantanea. Prima di fissare le lancette metto del biadesivo sul modulo perché andrò ad attaccare su di esso il disco, naturalmente prestando attenzione all'orientamento. Metto anche le due lancette, rispettivamente ore e minuti, e per finire la lancetta rossa dei secondi. Rimonto anche il suo magnete e il cuscinetto del braccio portatestine per una questione prettamente estetica e anche come effetto di riflesso della luce del LED. Adesso mi occupo come portare l'alimentazione al circuito e utilizzerò una piazzola della scheda dell'hard disk per saldare un connettore power jack, oltre anche a mettere un po' di colla. Saldo i cavi del positivo sul pin centrale e anche quello del negativo. Ho ricavato da un foglio di alluminio questi piedi, disegnati secondo mio gusto personale e tagliati con il seghetto alternativo, perché saranno i piedi del nostro orologio e utilizzerò delle viti per fissarli al case. Finito ragazzi, un lavoro di qualche ora, ma sono molto soddisfatto perché è un'idea originale che ho avuto e se andate a cercare in rete un orologio simile, guardate la data di pubblicazione e vi accorgerete che il mio progetto è stato il primo esemplare ad essere pubblicato su YouTube, le altre sono semplicemente repliche. Adesso basta mettere una pila stilo per alimentare il modulo dell'orologio. Con questo alimentatore da 9V posso alimentare il circuito, anche perché Arduino è uno stabilizzatore di tensione e la striscia LED, anche se alimentata a 9V, farà sempre una bella luce. Adesso spengo e l'effetto, almeno dal vivo, è spettacolare. Secondo me l'idea interessante, oltre ad aver disegnato le ore dei fori su disco, sono state anche le lancette realizzate con le testine. C'è solo una cosa che sarebbe da migliorare, purtroppo in piena notte non si vedono le lancette. Allora, facciamo il resoconto finale. Per realizzare questo orologio da un vecchio hard disk ci occorre un piatto di plastica usato come diffusore, Arduino Nano compatibile per la gestione del LED RGB, un pezzetto di striscia LED RGB programmabile per l'effetto luminoso, un pezzetto di alluminio per realizzare il supporto dell'hard disk, un connettore power jack o resistore da 4.7 kΩ da collegare al DIN della striscia LED, una batteria stilo, un modulo di un orologio con lancette
e infine un hard disk qualsiasi, possibilmente vecchio e non funzionante. Naturalmente dovete avere anche un alimentatore che abbia una tensione che rientra tra 6 e 12 volt e naturalmente dei piccoli cavetti. Ma pensavate che il video fosse finito qua? E i magneti e il motore li buttiamo via? Ecco una cosa interessante che possiamo fare con questo magnete se dovete raccogliere una miriade di viti. Prendete un sacchetto di plastica, infilate al suo interno la calamita, passate sopra tutte le vitine cercando di farle tutte attaccare al magnete. Capovolgete il sacchetto e tutte le viti sono state raccolte. Altro trucchetto, se il vostro inserto non è magnetico, è quello di magnetizzarlo. Ma in che modo? Semplice! Basta appoggiare il magnete sulla prolunga dell'inserto, in questo modo sarà più facile inserire una vite senza usare l'altra mano. Naturalmente sono due trucchetti che ormai tutti conoscono, ma ragazzi, anziché usare questi super magneti come attaccafogli per il vostro frigorifero, vi sembrava più dignitoso usarli in questo modo. Ma il motore brushless? Certo, è utilissimo, ma prima dobbiamo capire come si collega. Basta collegare quattro cavetti sulla morsettiera e poi collegare l'altro lato, un driver specifico. Una volta alimentato il circuito, il motore girerà e possiamo anche regolare il numero di giri. Ma cosa si può fare con questo motore? Semplice, una mini smerigliatrice che potrei portare su questo canale in un prossimo video. Cosa ne pensate? So che tanto me lo chiederete. Ecco lo schema elettrico. Niente di complicato. Un Arduino che controlla una striscia LED RGB programmabile. Arduino viene alimentato attraverso un power jack con tensione di 9 volt all'ingresso. L'uscita del pin digitale D6 va collegato al D-in della striscia LED attraverso un resistore da 4.7K, mentre l'alimentazione più e meno vanno collegate in parallelo alla tensione principale alimentando anche Arduino. E il codice? Eccolo qua! Ma non preoccupatevi, nel mio blog potete scaricare tutto gratuitamente, compreso il codice, la DIMA e lo schema che abbiamo appena visto. Me lo merito un like? Eccoli qua ragazzi, da un hard disk è venuto fuori un orologio vintage molto particolare, spero vi piaccia. Allora, il risultato finale a me personalmente piace molto, anche perché comunque è un oggetto che ho voluto realizzare per il mio laboratorio, ma vorrei diciamo chiarire alcune cose. Allora, ragazzi, so che sicuramente lo andrete a scrivere nei commenti, ma vi anticipo io. Sì, si poteva fare un circuitino per portare la 5V a 1.5V e alimentare questo, il modulo dell'orologio. Sì che si poteva fare, bastava mettere uno step down da 5 a 1.5V. Ragazzi, ma perché? Cioè, non ha assolutamente senso. E se poi va via la corrente? Chi lo alimenta il modulo? Si fermano le lancette. Magari riprende la corrente dopo mezz'ora, l'orologio è sfalsato di mezz'ora, magari vi fa perdere il treno. Avrebbe senso se ci fosse un circuito che alimentasse tutto e quando va via la corrente ti viene una batteria che alimenta tutto. Però ragazzi, cioè, limitiamoci al semplice. È un progettino sviluppato con pochi euro, manteniamolo così. Magari in un upgrade possiamo fare qualcosa di più interessante. Allora, mi raccomando ragazzi, adesso tocca a voi dimostrarvi l'interesse nel mio lavoro, quindi un like, iscrivetevi al mio canale, abilitate la campanella per i prossimi video in uscita, perché ragazzi su questo canale verranno una valanga di video, quindi continuerò la serie smonte e recupero, nascerà la nuova serie recupero e ricreo, ci saranno tante serie di Switch dove prendo un oggetto e lo converto in un'altra cosa, poi porterò un sacco di istruzioni, insomma ragazzi, ma quanti contenuti vi porto su questo canale? Quindi mi raccomando ragazzi, voi siete il carburante di questo mio lavoro, di questo canale, e più cresce e più contenuti ci saranno. Prima di salutarci vorrei farlo io, un saluto particolare a un bimbo di 7 anni, quindi che è l'età di mia figlia, a Simone De Lucia, un bimbo che mi segue da casa, e quindi Simone, mi rivolgo a te, mi raccomando, quando guardi i miei video fai molta attenzione, limitati semplicemente a guardare quello che faccio, poi quando sarai grande e sicuramente avrai le competenze tecniche potrai realizzare anche tu le cose pazze che costruisco nel mio laboratorio. Quindi un grosso saluto Simone e anche alla mamma Susi che mi ha contattato. Niente, noi ci rivedremo ad un altro prossimo video su questo canale e sull'altro canale internazionale e non mi resta che augurarvi un grossissimo abbraccio e buona continuazione. Does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken, I bet. How sad. Oh boy, got so hot, I forgot what I should have thought of before.
sweet melody. When I dance on your floor, 'cause I know.